Marco Virote è un grandissimo professionista, un palato veramente poco. Da molti è considerato antipatico perché forse è proprio incline alla diplomazia, ma Marco se dice che è una cosa buona è buona per te. E io sono molto molto felice perché questi vieni qui, tra l'altro nelle commissioni c'ero io quando sono state date perché Marco fa la selezione ma noi facciamo la commissione. E poi logicamente noi dimostriamo il cieco, non sappiamo mai chi ha preso il premio, non dobbiamo, ma vedo che con piacere che questo vino ha una sua certificazione e soprattutto ha una continuità. Allora, questi sono i profumi che probabilmente non potranno piacere a tutti, ma a naso con Marco questi profumi che piacciono, devo dire che piacciono anche a me, perché poco inclini alla ruffialeria. Marco ha questa cosa, non ha mai vino ruffiale, questo si trova in ruffiale. Però è un vino che è profondamente ancorato al territorio, con un'olfazione veramente pregevole, che ricorda sicuramente la parte del sottobosco, ma ricorda tutto quel piccolo frutto, che comunque è parte integrante del sottobosco, ma anche di quelle note un pochino più rustiche, che sono quelle che poi ti riportano al vino, fatto in maniera seria e cosciente. Questa storia del nostro territorio, anche enogastronomica, abbiamo deciso di farlo parlando dei Borboni attraverso anche la loro passione per la cucina. Certo, questi sono cani strapolati dei livelli del quadrato che sono presenti nella passione. Già sta parlando? No, infatti mi piace molto, ma ripeto, io col fatto che sono tanti anni che sono anche a Palazzo Chigi, il nome Chigi che è l'acronimo di un mio nome. L'avevo capito. Sono felicissimo di essere riuscito a passare da voi. Se potessimo privilegio di fare qualche cosa, la cosa della garanzia che lei credo che sia la mia carissima amica. Insieme sarebbe